In questo video scoprirai come risolvere gli errori 404. Gli errori 404 si manifestano nel 93% dei casi in seguito all'eliminazione di una pagina ed è facilmente risolvibile attraverso un reindirizzamento. Cos'è un reindirizzamento? In poche parole è quando ad esempio clicchi su una pagina, si chiama errori 404, ma invece di finire sulla pagina errori 404 finisci su hosting WordPress, quindi viene reindirizzato a un'altra pagina. Come creare un reindirizzamento, anche chiamato redirect se utilizzi WordPress? È molto semplice. Accedi al tuo pannello WordPress, vai nella sezione plugin, aggiungi nuovo, scrivi redirection, che è il nome del plugin che dovrai installare. È completamente gratuito. È il primo risultato. Io in questo caso io ce l'ho già installato perché, come ti ho detto, lo utilizzo. Vai nella sezione strumenti redirection. Questa è la parte dedicata ai reindirizzamenti. Se vuoi aggiungere un reindirizzamento devi mettere l'URL di partenza, cioè quello che c'è l'errore 404. Adesso io ne prendo uno a caso di URL. Ok. L'URL di arrivo è dove vuoi mandare l'utente, quindi la pagina di reindirizzamento. In questo caso lo mando all'home page, puoi anche mandare all'home page senza alcun problema, ma se è una pagina specifica è meglio. Dopo clicchi aggiungi reindirizzamento. Come puoi vedere adesso c'è già un reindirizzamento attivo, quindi lo elimino. Clicca il pulsante aggiungi, perfetto, hai aggiunto indirizzamento, adesso verifico che tutto funziona, 301, perfetto. Adesso quello che puoi fare è copiare l'URL di partenza e verificare se effettivamente si ti manda sulla pagina di arrivo. Io lo faccio in navigazione di internet, ok, funziona perfettamente. Yeah.